Amici sportivi, buon pomeriggio e ben sintonizzati sulla diretta streaming di Manfredonia TV, dove fra qualche minuto avrete modo di assistere a questo incontro di calcio e un recupero della 15ª giornata del campionato regionale di prima categoria. Si incontrano qui ad Andria, su questo terreno di gioco, il Manfredonia Calcio 1932 e la Virtus Andria, in questa partita, dicevo, di recupero, partita che avrebbe dovuto disputarsi in data 6 gennaio 2019, il giorno dell'Epifania, ma è stata rinviata a causa del maltempo. Ecco, le squadre sono già schierate al centro del terreno di gioco per i saluti, i consueti saluti. La Virtus Andria scende in campo con Simone tra i pali, poi vi è Di Paolo, Montrone, Addario Antonio, Vino, Nesta, Amorese, Erminio, Loconte, Cipri. A disposizione Sanguedolce, Capogna, Cannone, Alicino, Gadaleta e Amorese. Allenatore Cosimo Sinisi. Il Manfredonia Calcio scende in campo tra i pali con Pipoli, Luigi, Granatiero, Simone, Laboragine, Sementino, Rubino, Trotta, Cicerelli, Grumo, Lauriole e Mastropasqua. Questi sono gli 11 titolari, mentre in panchina abbiamo Ciribe, Ditrani, Ola, Tristano, Stoppiello, Roberto, Lupoli, Pelosi e Fonseca. Questo incontro verrà diretto dal signor Palermo Pier Giacomo della sezione di Bari. Il Manfredonia gioca questa partita di recupero su un terreno di gioco accidentato, avrete modo anche di vederlo dalle immagini che vi sta proponendo Andrea Colaiani in regia, ai microfoni ci sono io, Antonio Castriotta. È un terreno di gioco che è stato in qualche modo regolarizzato per quanto concerne la tracciatura soltanto qualche minuto fa dal custode. Ecco che le squadre sono schierate sul terreno di gioco, attendono soltanto il fischio di inizio del direttore di gara, che sta attendendo che in effetti si concluda lo scambio dei saluti tra i calciatori di entrambe le squadre, per decretare poi l'inizio di questa partita. La Virtus Andria ha affrontato in casa domenica il Social Modugno, ha pareggiato per 2-2, mentre il Manfredonia ha ottenuto importanti vittorie sul campo del Sanicando di Bari per 3-1. Il Manfredonia affronterà lo Stornarella domenica in casa alle ore 17.30, quindi viene spostata in avanti l'ora di inizio della partita, non più alle 14.30 ma alle 17.30, mentre la Virtus Andria affronterà fuori casa lo United Slide, diretta concorrente del Manfredonia per la vittoria finale di questo campionato di prima categoria. Siamo partiti. Pallone indietro, colpito di testa da Sementino. Lancio in avanti, ma la sfera finisce tra le braccia del portiere locale. È partito in attacco la formazione del Manfredonia. Ecco, gioca il pallone il numero 9 Grumo, entra in area di rigore, un pallone al centro, ma non è intercettato da nessuno. Cerca di evitare la rimessa laterale, il pallone finisce in rimessa laterale che sta per essere battuta dal calciatore infatti giustamente ha detenuto la posizione della rimessa laterale, aveva battuto il numero 3 Montrone. Granatiero batte la rimessa laterale per Cicerelli, recupera la retroguardia dell'Andria. Ancora un pallone in avanti in direzione di Trotta, la sfera è finita oltre la linea di fondo, ma l'arbitro ha decretato il calcio di rinvio, chiedeva invece l'assegnazione di un calcio d'angolo. Pasquale Trotta, ben imbeccato da Mimmo Laboragine. Va di testa Sementino per Cicerelli, ancora sfera indietro, vi è Rubino alla sua prima partita da titolare dall'inizio chiaramente. Rubino che è un
calciatore classe 99, aveva già esordito l'anno scorso quando il Manfredone giocava nel campionato nazionale dilettanti. Ha decretato l'interruzione del gioco il direttore di gara per una punizione, adesso è battuta da l'arbitro, chiede la ripetizione del calcio di punizione, aveva già battuto la voragine ma il pallone era stato spostato di qualche metro in avanti. Ecco Sementino ha battuto in questo momento il calcio di punizione per la voragine, lancio lungo in avanti di la voragine ma il tiro viene intercettato, subisce fallo il numero 4 a Dario Saverio, l'arbitro era lì a pochi metri e giustamente ha decretato l'assegnazione del calcio di punizione alla Virtus Andria. Si riprende a giocare, lancio lungo del numero 10 Loconte, ancora sulla sfera per il numero 3 Montrone, Montrone al centro ma di testa spazza via Sementino, ancora un pallone al centro, Sementino ancora spazza in avanti per l'Auriola. L'Auriola lancia lungo in avanti, aveva tutto il tempo in realtà di controllare il pallone e di attendere l'inserimento dei compagni di reparto, ma ha pensato di lanciare lungo, infatti il pallone è finito poi tra i piedi del portiere. Ancora un pallone in avanti, Cicerelli recupera il pallone, lo gioca sull'Auriola, ma intercetta Amorese, numero 8 dell'Andria, e poi finisce in finestra laterale dietro un tiro che battuta la rimessa laterale in avanti per l'Auriola, non riesce a controllare il pallone, termina oltre la linea di fondo. Non è affatto semplice controllare il pallone su questo terreno di gioco, lo vedete tutto il terreno di gioco in terra battuta e quindi il Manfredonia Calcio è abituato a giocare sui sintetici e quindi deve acquisire un po' di dimestichezza nel controllo del pallone su questa tipologia di terreno di gioco. Ancora l'Oriola subisce fallo, ha battuto con troppa fretta e ha consentito all'Andria di recuperare il pallone, ma Sementino aveva recuperato il pallone ma ha subito fallo da parte del numero 4 della Virtus Andria a Dario Saverio, si sta lamentando Sementino, certamente ha subito un brutto fallo dal numero 4, speriamo che non abbia avuto conseguenze fisiche, adesso infatti sta in qualche modo parlottando con il direttore di gara per fargli rivelare che in effetti si è trattato di un fallo importante. Si colloca sul pallone Mimmo Laboragine, tende il posizionamento dei compagni in avanti, gioca la sfera su Cicerelli indietro per Rubino, Rubino su Granatiero, Granatiero in avanti per l'Auriola, sembra sulla posizione dei compagni da Grumbo ma non riesce a controllare la sfera, ancora Cicerelli, Cicerelli in avanti, ancora Rubino di petto, Mimmo Laboragine regista di centrocampo in avanti per l'Auriola, l'Auriola controlla il pallone, si smarca, tiro e parata del portiere Simone ma ha decretato un fuorigioco il direttore di gara, infatti lo vediamo con il braccio destro alzato a decretare in effetti un calcio di punizione indiretto. È stato appena battuto il calcio di punizione, la sfera tra i piedi di Sementino, Sementino lancia lungo in avanti per Trotta, entra in area di rigore, tiro di Trotta, respinta di piedi di Simone, ancora Grumo, Grumo cerca di entrare in area di rigore ma subisce il raddoppio di marcatura da parte dei calciatori della Virtus Andria. Aspettiamo che venga battuta la rimessa laterale da parte del difensore della Virtus Andria, in questo momento battuta la rimessa laterale lunga in avanti ma
il direttore di gara ha decretato un calcio di punizione in favore del calciatore della Virtus Andria, che pare abbia subito una spinta. Ancora dalle retrovie la Virtus Andria sul centrale difensivo che smista sulla sua sinistra, ma errato il disimpegno da parte del difensore di Virtus Andria, appena tende la rimessa laterale di Antonio Granatiero per battere questa rimessa laterale. Ecco il pallone indietro per Rubino, si cerca di impostare l'azione dalle retrovie con lo scambio tra Rubino e Sementino. Sementino avanza, lancia in avanti, ma il lancia male, il pallone termina oltre la linea laterale per una rimessa che verrà battuta dal numero 2 di palo della Virtus Andri. Ancora un cambio fallo da parte del direttore di gara, che chiaramente ha verificato che il difensore in effetti aveva guadagnato qualche metro e quindi comportamento irregolare, cambio fallo giustamente decretato dal direttore di gara. Ancora una rimessa laterale da parte del Manfredonia, vi è Simone sul pallone, sta per battere, ecco ha battuto in questo momento la rimessa laterale, Grumo cerca di entrare nell'area di rigore, porta via due avversari, un traversone che comunque viene raccolto dal portiere della Virtus Andria, Simone. È una giornata primaverile, addirittura qui dal campo sportivo in qualche modo si riesce a scorgere il golfo di Manfredonia. È un Manfredonia propositivo quello che abbiamo visto sino ad ora, quando sono trascorsi circa 12 minuti, regia, no? Mi pare, sì. No, cronometrato. Ancora un pallone in avanti, gioca la sfera il numero 8 Amorese, cerca di entrare nell'area di rigore ma fa buona guardia all'Oriola, arpione il pallone, lo controlla, lo dà indietro a Granatiero che lo lancia in avanti ma la sfera finisce in rimessa laterale. Si porta sul pallone il numero 3 Montrone della Virtus Andria, sta per battere questa rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale, ma via Rubino di testa che intercetta il pallone, ma la sfera finisce ancora tra i piedi di Montrone che lancia lungo in avanti. Il pallone era uscito, ma l'arbitro non se n'era avveduto. Ancora il numero 3 Montrone a battere questa rimessa laterale per la Virtus Andria. Ancora Rubino fa buona guardia. Rubino che sostituisce oggi Ola, che non è in buona condizione fisica. Domenica era uscito malconcio dalla gara con il Real San Nicandro e bene ha fatto il mister in via precauzionale a non schierarlo nella partita di oggi. La Manfredonia. Adesso vi è l'Auriola che sul lancio lungo entra nell'area di rigore, cerca di superare l'avversario, ma viene intercettato il pallone dalla retroguardia della Virtus Andria. Subisce fallo il numero 3 Montrone, dicevo di Ola che è uscito malconcio dal campo del Real San Nicandro e in via precauzionale il mister Agnelli ha deciso di non schierarlo nella partita odierna. Domenica il Manfredonia affronterà alle 17.30 lo Stornarella, che è una squadra che si è rinforzata dopo chiaramente la cocente sconfitta che ha subito contro il Manfredonia Calcio all'andata e quindi occupa, se non erro, la quarta posizione in classifica. E pertanto mister Agnelli in via precauzionale non lo ha schierato sperando che sia disponibile per domenica. Adesso è un pallone lungo su Grumo, ma il numero 6 riesce ad intercettare Dino Francesco il pallone e la sfera finisce in rimessa laterale. Si era reso pericoloso Grumo in qualche modo, cercava di intercettare il pallone, ancora il Manfredonia che gioca il pallone ma è errato il disimpegno da parte del numero 4 Laboragine e la sfera finisce in rimessa laterale. Ancora la voragine di testa rispedisce il pallone in rimessa laterale.
terza rimessa laterale consecutiva, che era battuta dalla Virtus Andria in questo momento, il numero 4 che gioca il pallone in avanti, ma la sfera finisce tra i piedi di Rubino, che attende il posizionamento dei compagni, ma poi preferisce scambiare con Sementino, che avanza, ancora Sementino, supera l'avversario, mette il pallone di pregevole tacco di Pasquale Trotta in direzione di Simone, che si era sovrapposto, ma la sfera è stata intercettata dalla difesa del Virtus Andria e terminata in rimessa laterale. Batte Simone per Grumo, non riesce a superare l'avversario, commette fallo Simone. Si è portato fuori dall'area di rigore il portiere Simone per battere questo giraccio di punizione in questo momento. Palla lunga in avanti per il numero 11 che di testa cerca l'inserimento di Montrone. Stop di petto, ma vi è Granatiero che ha intercettato ma non riesce ad evitare il calcio d'angolo. Sporta Cipri della Virtus Andria sull'area d'angolo, anzi no, il numero 10 Loconte. Primo calcio d'angolo della Virtus Andria quando siamo arrivati al 17° minuto del primo tempo, 0-0 tra le due squadre. Battuto il calcio d'angolo, ma agevolmente Pipoli intercetta il pallone con le mani e lancia lungo in avanti, ma vi è soltanto Pasquale Trotta e Lauriola. Di testa la sfera viene spedita in rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale, ma il numero 4 a Dario Saverio, che gioca il pallone, subisce fallo da parte di Francesco Grumo, che è pervenuto al Manfredonia Calcio soltanto a dicembre, il giocatore ex Barletta, buon attaccante, è andato in gol anche domenica nella gara che il Manfredonia ha disputato contro il Real San Nicandro. Avrà tutta la possibilità e il modo di farsi notare in questa squadra che, ricordiamolo, è al secondo posto in classifica dietro allo Slai. Ove mai dovesse vincere oggi questa partita, si porterebbe ad una sola lunghezza dallo Slai. Un campionato a sé stante tra quello disputato tra lo Slai e il Manfredonia Calcio, ci sono sempre rincorsi, o meglio il Manfredonia che ha rincorso lo Slai. Manfredonia ha vinto tutte le partite sino ad oggi ad eccezione di quella con lo Slai, mentre lo Slai ha pareggiato una partita, quella contro il Canosa. Ecco Pasquale Trotta che entra in area di rigore, cerca di superare l'avversario, cade a terra, ma l'arbitro facendo di continuare che non c'è il fallo, quindi continua il gioco, ancora la voragine con il pallone che viene intercettato a questo punto, ma vi è Donatiero. Lascia giocare il direttore di gara. Ancora un lancio sul numero 8 Amorese, ma interviene Sementino e colloca il pallone in rimessa laterale. Aveva chiesto l'assegnazione di calcio di rigore alla panchina del Manfredonia Calcio, ma l'arbitro ha lasciato proseguire ritenendo un normale scontro di gioco regolare. Non era di questo avviso la panchina del Manfredonia Calcio. Sta giocando adesso il pallone la voragine, che lancia sulla destra del terreno di gioco in favore di Granatiero. Cerca la sfera, la Lula la ottiene in questo momento, aspetta, scambia ancora con Granatiero. Granatiero cerca di entrare in area di rigore, ma vi è il numero 9
che era intervenuto sul pallone, la sfera è finita oltre la linea di fondo, c'è l'assegnazione di un calcio d'angolo in favore della Napoli del calcio, si porta sul calcio d'angolo Lauriola Alessandro, anche lì pervenuto alla Napoli del calcio a dicembre, anche lì ha un trascorso nella Napoli del calcio quando la Napoli del calcio disputava il campionato nazionale di Serie B. Batte lungo, anzi la sorella Lauriola, il Grumo con il pallone, tiro di Pasquale Cotta, pare che sia stato il tiro, sia stato intercettato di mano da un difensore dell'Andria, infatti aveva chiesto la segnazione di calcio di rigore eclatante, non visto dal direttore di gara, il signor Palermo Pier Giacomo della sezione di Bari, che ha lasciato proseguire il gioco. Evidentemente non era una posizione ottimale per ravvisare il fallo di mano commesso dal difensore della Virtus Andria, con conseguente decretazione del calcio di rigore. E giustamente ha protestato Pasquale Trotta, che aveva tirato e si è visto intercettare il suo tiro di mano dal difensore della Virtus Andria. Battuta la rimessa laterale, ma la sfera finisce tra le mani del portiere Pipoli, che da alcune settimane si è ripreso il posto di titolare, mentre prima di Pipoli sapete che in porta vi era Ciribè, pallone in avanti ma il numero 6 di testa ancora Grumo tra i due difensori, vi è Mastrobasca che subisce fallo, una spinta, ancora Pasquale Trotta, tiro ma il pallone finisce oltre la linea di fondo, aveva chiesto la segnazione di un calcio di punizione Mastro Pasqua, ma l'arbitro ha lasciato proseguire concedendo il vantaggio, la sfera era finita sui piedi di Trotta che ha tirato, ma il pallone è terminato oltre la linea di fondo. Pallone in gioco, di testa Cicerelli, ancora Rubino, un contrasto duro con il numero 9 dell'Andria, ancora il numero 4 a Dario, gioca la sfera, recupera metri, tiro lungo ma facilmente Pipoli riesce a recuperare il pallone, un tiro che ovviamente non ha impensierito in alcun modo l'estremo difensore del Macedonia Calcio Pipoli. Portiere ma anche preparatore dei portieri del Manfredonia Calcio. Ancora Rubino, lancio lungo in avanti per Lauriola che è entrato nell'area di rigore. La sfera finisce in rimessa laterale, vi è Renatiero che sta per battere la rimessa laterale, battuto in questo momento Grumo indietro per Cicerelli. Cicerelli indietro per Rubino, si imposta l'azione delle retrovie, scambio con Sementino, è quello che il mister chiede ai ragazzi, ancora il pallone in avanti per Monaco ma il passaggio non era preciso e pertanto la sfera è finita in rimessa laterale, battuta la rimessa laterale, il numero 10 lascia giocare l'arbitro, quindi in avanti per Pasquale Trotta ma ha subito fallo, vi è un manipolo di calciatori intorno al direttore di gara, ha subito fallo il numero 9 Grumo, sanzionato dal direttore di gara. Veementi proteste da parte dei calciatori della Virtus Andria, si è portato sul punto in cui verrà battuto il calcio di punizione, verrà collocata la sfera, la voragine, che è poi colui che normalmente batte i calci di punizione nel Manfredonia Calcio, è un giocatore che è già pervenuto in gol nell'esecuzione magistrale dei calci di punizione, adesso il direttore di gara sta portando i difensori della Virtus Andria ai canonici 9,15 m per assicurare la corretta realizzazione del calcio di punizione.
tirerà direttamente in porta la voragine. Vi è il portiere che sta in qualche modo indicando alla barriera della Virtusambia di posizionarsi sul primo palo, quindi chiudere la prospettiva alla voragine. Vi è il fischio da parte dell'arbitro, il tiro di la voragine, ma ha rilevato una posizione di fuorigioco da parte di Sementino sull'esecuzione del calcio di punizione da parte di la voragine. Il gioco quindi riprenderà con l'esecuzione di questo calcio di punizione in diretta. Infatti vediamo il direttore di gara con il braccio destro alzato proprio a decretare che è stato in effetti assegnato un calcio di punizione in diretta per posizione irregolare di Sementino. Ancora la voragine di testa, intercetta il pallone per Ciccerelli, indietro per Rubino, il pallone finisce sul petto di Grumo, guadagna metri Grumo, ha cercato di scambiare con Trotta ma la sfera è stata intercettata dal numero 4 Addario Saverio. Buon centrocampista questo Addario, che lancia in avanti per il numero 2 Di Palo, ma la sfera finisce di messa laterale, batte lungo Granatiero ma intercetta di testa ancora Di Palo al centro per Addario, ma vi è Sementino che fa buona guardia indietro. Sementino scambia con la voragine per Pasquale Trotta che non riesce a controllare il pallone che finisce oltre la linea laterale per l'ennesima rimessa laterale che verrà battuta dalla Virtus Andria. Quando siamo arrivati al al 27esimo del primo tempo, le squadre sono ancora ferme sul risultato di 0-0. Ecco Mastropasqua che ha cercato di beccare, ma ancora indietro per Sementino, Sementino per la voragine, il numero 4 spedisce il pallone in rimessa laterale sempre a Dario, che è un uomo tuttofare della Virtus Andria, è in ogni zona del campo uno degli elementi più rappresentativi della Virtus Andria. Battuta la rimessa laterale, Pasquale Trotta di tacco per Grumo, Sementino, Sementino indietro per Rubino, si allarga Granatiero e ancora Rubino per Sementino. E spinge di piedi il numero 5 Addario della Virtus Andria, ancora Addario, ma il pallone finisce sui piedi di Simone che cerca di scambiare con Trotta. Non è affatto semplice giocare il pallone su questo terreno di gioco. I calciatori del Mafodonia Calcio non sono evidentemente abituati al rimbalzo su questa tipologia di terreno di gioco, fanno un po' di difficoltà ad impostare l'azione con il pallone a terra. Sono stati indottrinati da mister Agnelli a giocare il pallone a terra con triangolazioni, con scambi e con verticalizzazione, ma qui non è affatto scelto. Adesso Ciccerelli che cerca di proporsi in avanti sulla parte laterale del terreno di gioco, continua adesso scambia con la voragine un passaggio al centro, ancora l'Aureola al centro, ma il pallone viene intercettato, finisce indietro, vi è Rubino che passa il pallone a l'estremo difensore, ancora Rubino lancia lungo in avanti e di testa il numero 8 Amorese passa il pallone al portiere che adesso lo recupera in questo momento, il portiere Simone della Virtus Andria, e chiede ai compagni in effetti di allungarsi in avanti per una rimessa in gioco lunga. Ecco, in questo momento il pallone è stato lanciato in avanti dal portiere, però vi è di testa Simone, il pallone finisce sui piedi di Granatiero, scambio Granatiero Laboragine, si gira su se stesso Laboragine e scambia con Sementino che cerca di lanciare in avanti il suo passaggio, viene intercettato, finisce la sfera in rimessa laterale, vi è Simone
Dove va la sua diretta? Battuta il rimessa laterale da parte di Simone, ancora il numero 6, Pino spedisce il pallone in rimessa. Battuta la rimessa laterale, ma ha subito fallo la voragine, prontamente rilevato dal direttore di gara, è ripreso il gioco, vi è Rubino che avanza col pallone, scambia con Lauriola, subisce fallo Lauriola dal numero 3, Monfone. Ancora una protesta da parte del capitano della Virtus Andria, destinatario il direttore di gara, ovviamente il capitano non ha gradito l'assegnazione di questo calcio di punizione in favore del Manfredonia Calcio, ma credo che vi fossero tutti i presupposti per l'assegnazione del fallo in favore del Manfredonia Calcio. Vi è sempre la voragine sulla sfera. Credo che ci sarà un passaggio all'interno dell'area di rigore, sono quasi 37-38 metri, tira direttamente in porta, ma il tiro di lavoraggio si infrange sulla barriera, ma il pallone di Cipedi Canantiero che lancia lungo in avanti, subisce fallo il numero 8 del Virtus Andria Amorese, Domenico, giustamente ha segnato il calcio di punizione da parte del direttore di gara, il signor Palermo Piergioco della sezione di Bari. Siamo arrivati al 31esimo minuto del primo tempo, il risultato è ancora fermo sullo 0-0, non ci sono state grosse emozioni fino a questo momento. Certo, il Manfredonia ha rivendicato l'assegnazione di un calcio di rigore per un fallo di mano commesso dal difensore, su un lancio lungo in avanti per Lauriola, ma fa buona guardia la difesa del Virtus Andria. Dicevo, il Manfredonia ha protestato per la mancata concessione di un calcio di rigore, ma poi non ci sono stati tiri in porta da parte delle due squadre, tiri che abbiano in qualche modo impensierito gli estremi difensori. Ancora di petto Mastrovasco per la voragine, scambio tra i due, Mastrovasco in avanti per Grumo, Grumo controlla la sfera, si gira, viene intercettato il passaggio di ritorno verso Mastrovasco, rimessa laterale, vi è Simone, battuto in questo momento la rimessa laterale per Pasquale Trotta, che viene cinturato dal difensore della Virtus Andria, scambio tra la voragine e Granatiero. Granatiero indietro per Rubino che lancia lungo in avanti per Grumo, ma giustamente il direttore di gara ha rilevato un fallo di mano da parte di Francesco Grumo, che ha controllato la sfera con il braccio, era stato imbeccato da Rubino, centrale difensivo della Matoria Calcio, che nella giornata odierna sta sostituendo fino a questo momento bene Daniel Ola, indisponibile per problemi fisici. Battuto il calcio di punizione da parte del portiere Simone della Virtus Andria, in avanti di testa ha cercato di intercettare Mastropasqua, vi è il 7 che gioca il pallone verso il numero 8 Amorese, ancora Amorese in avanti, ma vi è Simone che fa buona guardia e lascia poi scorrere il pallone oltre la linea di fondo, vi è Pipoli che ha già collocato la sfera nell'area di porta, è battuto il calcio di rinvio verso Sementino che gioca il pallone verso Rubino per Granatiero. Granatiero per Cicerelli, ma la voragine in avanti per Grumo, stoppa il pallone Grumo, cerca di controllare il pallone. Il pallone resta in campo, subisce fallo il numero 5 della Virtus Andria a Dario Antonio. Grumo era riuscito a tenere il pallone in campo, ma sulla sfera si era portato il numero 5 a Dario, che aveva poi subito fallo da parte di Grumo, giustamente liberato dal direttore di gara. Ancora
la voragine che gioca il pallone indietro per Sementino. Sementino appoggia sul portiere, dobbiamo velocizzare un po' l'azione di gioco e renderci un po' più pericolosi, cercare di verticalizzare di più rispetto a quello che abbiamo visto fino a questo momento della partita. Lancio lungo in avanti, ma il pallone viene intercettato al numero 8 Amorese, che lo lancia in avanti sempre per Addario. Saverio subisce fallo da parte di la voragine, decretato questo giustamente, questo calcio di punizione in favore della Virtus Andria, per un fallo che ha subito il capitano della Virtus Andria, il numero 4 Addario Saverio, che poi è l'uomo più rappresentativo e tecnicamente più dotato della Virtus Andria. Battuto lungo il calcio di punizione in avanti per il numero 11 Cipri Raffaele, che è caduto, aveva chiesto anche la segnalazione del calcio di punizione, ma l'arbitro ha lasciato proseguire. Rubino lancio lungo in avanti, ma è errato il lancio, per fortuna la sfera è finita poi tra i piedi di la voragine, che scambia con Cicerelli in avanti per Giannatiero, ma il tiro è stato intercettato dal numero 2 di Paolo, il passaggio. Infatti in questo momento la voragine sta chiedendo ai compagni di fare più movimento senza palla, è piuttosto statico in danno, deve cercare di incrementare, di intensificare il ritmo di gioco e di liberare gli spazi. Tutta la rimessa laterale di testa la voragine per Sementino, sbaglia il passaggio Sementino, recupera la sfera il numero 11 Cipri in avanti ancora per Daddario, vi è Granatiero viene pressato dal numero 2 di Paolo e passa il pallone a Pipoli per Sementino. Ancora al centro per la voragine, scambio tra Sementino e la voragine. Sementino lancio lungo in avanti verso Pasquale Trotta, ma il lancio e il passaggio è troppo lungo. Pasquale Trotta in qualche modo ha cercato di intercettare il pallone, ma questi è finito oltre la linea di fondo. Infatti è già stato collocato la sfera nell'area di porta da parte dell'esterno difensore della Virtus Andria, Simone, che batte in questo momento il calcio dell'invio lungo in avanti, intercetta di testa il pallone Rubino, ma consegna il di Lauriola, che cerca di superare un avversario, subisce fallo da parte del numero 9 Erminio, contestata questa decisione da parte del numero 10 Loconte, ma in effetti aveva subito fallo Lauriola, è battuto in questo momento la punizione da parte della voragine. Ancora per Granatiero, cross al centro, ha cercato di colpire di testa Pasquale Totta, ma non vi è riuscito, ancora un pallone al centro, il numero 6 di testa spazza via la difesa della Virtus Andria e la sfera finisce in rimessa laterale. Granatiero battuta la rimessa laterale per la voragine avanza, scambia con Cicerelli sbaglia il passaggio, la sfera finisce in rimessa laterale. Battuta la rimessa laterale, ancora Granatiero sul numero 11, ma la sfera finisce tra i piedi di Rubino, che scambia ancora con Sementino. Sementino in avanti per la voragine, avanza la voragine, recupera metri, attende il posizionamento dei compagni, poi scaglia sulla destra con Lauriola cross al centro, ma viene intercettato al numero 3 Montrone, che finisce la sfera in rimessa laterale. Quello no!
appunto la rimessa laterale lunga in area di rigore, ma viene il numero 5 a dare, che di testa rispedisce la sfera oltre la linea laterale. Ancora Granatiero che batterà lunga questa rimessa laterale direttamente all'interno dell'area di rigore, in effetti una rimessa lunga, ma è il numero 5 a dare, che ha colpito di destra ancora la voragine, che lancia lui davanti per l'inserimento di Granatiero, non è in posizione di fuori gioco, ma ha subito fallo il numero 5 a Dario Antonio da parte di Lorenzo Granatiero. L'arbitro era a due passi e giustamente ha decretato l'assegnazione di un calcio di punizione in favore del difensore della Virtus Andria. Siamo arrivati al 40° circa, le squadre sono ancora ferme sul risultato di 0-0. Intercetta Mastro Pasqua di petto in avanti per Grumo, Grumo controlla il pallone ancora in avanti, ma vi è la difesa e quindi il portiere che esce con le mani, ma non riesce ad intercettare la sfera. Ancora Sementino di testa, ma spedisce il pallone in rimessa laterale. Direi piuttosto equilibrato questo match sino a questo momento, non vi sono state importanti azioni da gol sia da parte del Mafodena Calcio che da parte della Virtus Andria, quindi sostanziale equilibrio tra le due squadre in campo, si fa eccezione per quel calcio di rigore che è stato in qualche modo rivendicato dal Mafodena Calcio e non assegnato dal direttore di gara. In questo momento sta per essere battuto un calcio di punizione da parte della Virtus Andria, lungo in avanti, a Dario di testa non è riuscito ad intercettare il pallone, la voragine in avanti ma sbaglia il passaggio, fortunatamente è Mastro Pasqua che intercetta la sfera, scambia il pallone con Loriola, stoppa il pallone Loriola, supera un avversario, si cerca di accentrarsi, un passaggio in direzione di Mastro Pasqua, ma Mastro Pasqua riesce addirittura anche a intercettare il pallone, era uscito oltre la linea di fondo, non era quindi riuscito Mastro Pasqua ad intercettare un passaggio non preciso da parte di Lauriola. Batte il calcio di rinvio Simone dalla Virtus Andria, ma la sfera finisce direttamente in rimessa laterale. Vi è Simone, il numero 3 del Manfredonia Calcio, batte in questo momento la rimessa laterale in favore di Gumo, stop di petto, controllo con i piedi, scambio con Granatiero, Granatiero scambia con Lauriola, dovrebbe saltare l'uomo Lauriola, ma scambia con Cicerelli, Cicerelli viene affrontato dal difensore, ancora Cicerelli in dietro per Granatiero, marcature strette per i nostri calciatori, sia Cicerelli che Granatiero, fa buona guardia l'altro guardia della Virtus Andria, un passaggio al centro, ha cercato di coprire la sfera di testa, ecco Mastro Pasqua ha tentato il tiro ma non è riuscito ad ottenere il pallone e la retroguardia della Virtus Andria ha spazzato via in avanti, vi è Sementino che è in qualche modo pressato dal numero 11 Cipri e quindi passa la sfera all'estremo difensore Pipoli, ancora Sementino scambia con la voragine indietro per Rubino, ancora Cicerelli è tornato indietro a prendersi il pallone mentre si è spostato in avanti la voragine, un passaggio filtrante da parte di Sementino, Pasquale Trotta cerca di controllare il pallone ma si lascia rubare il pallone dal numero 9 Erminio Silvio, ma fortunatamente il pallone torna in possesso della Mafodena Calcio, scambio tra Mastro Pasqua e Simone al centro dell'area di rigore, ma il numero 6 Vino che di testa intercetta il pallone, ancora il numero 10 Loconte spazza via il pallone in avanti, il pallone resta sul terreno di gioco, vi è la voragine ma non è riuscito a controllare il pallone che è tornato sui piedi del numero 11, molta confusione in campo, vi è Cicerelli che adesso scambia con Sementino la voragine indietro per Cicerelli,
adesso vi è Mastro Pasqua in dietro che scambia con Cicerelli, Sementino, Cicerelli, Cicerelli per Rubino, ancora Cicerelli, avanza Cicerelli, scambia con Lauriola, Alessandro, subisce fallo Lauriola da parte del numero 10 Loponte, che protesta nei confronti del direttore di gara, il signor Palermo, il quale poi combina un provvedimento disciplinare, quindi una munizione nei confronti del numero 10 Loponte per protesta. Bisogna assolutamente sbloccare il risultato, speriamo che questo calcio di punizione possa in qualche modo essere finalizzato. Beh, sarebbe ottimale per il Mapolina Calcio tornare negli spogliatoi in questa prima fase di gioco con un gol all'attivo e Lauriola che batte il calcio di punizione, vediamo se batterà direttamente in porta, ha battuto direttamente in porta, vi è buona parata del portiere ma ha ravvisato una posizione irregolare, quindi fuori gioco il direttore di gara ed ha segnato un calcio di punizione in favore della Virtus Andria. Battuto il calcio di punizione, di testa il numero 9 Erminio, ma vi è sempre Sementino, il pallone torna sui piedi di Addario che scambia sulla sua destra, ma il pallone finisce sui piedi di Simone, Simone per Mastro Pasqua. Bisogna accelerare un po' la manovra di gioco, siamo molto prevedibili, abbiamo consentito ai nostri avversari di studiare bene le nostre posizioni, adesso viene in qualche modo rilevata una posizione di fuorigioco da parte di Pasquale Totta che aveva ottenuto un passaggio da parte del numero 8. Si lamenta Pasquale Trotta, ma in effetti in queste categorie non è affatto semplice rilevare la posizione di fuorigioco. Battuto il calcio di punizione da parte dell'estremo difensore della Virtus Andria, Simone. Ancora un calcio di punizione assegnato in favore del Manfredonia Calcio. Colloca sul terreno di gioco la sfera Sementino, batte in favore di Laboragine. Laboragine scambia ancora con Sementino. Sementino lancia lungo in avanti in direzione di Pasquale Trotta, stoppa il pallone Pasquale Trotta, cerca di controllarlo, ci sono in due, tira in porta Pasquale Trotta e sfiora il palo sulla sinistra del portiere. In questo momento vengono decretati dal direttore di gara 2 minuti di recupero, quindi abbiamo in questo momento raggiunto il 45esimo del primo tempo, le squadre sono ferme sul risultato di 0-0. Quindi assisteremo soltanto a ulteriori 2 minuti di recupero. Termina il pallone oltre la linea laterale, vi è Sementino sul pallone, anzi no, vi è Simone che scambia con Sementino. Sementino per Rubino. Lancio lungo in avanti per Granatiero da parte di Rubino, Rubino non riesce a controllare bene la sfera, fortunatamente ci consegna una rimessa laterale, vi è sempre Granatiero che batterà lungo all'interno della rigore per Lauriola, ma il pallone era terminato oltre la linea di fondo, era a due passi il direttore di gara, ha fischiato l'interruzione del gioco e quindi assegnando l'esecuzione di un calcio di rinvio in favore della Virtus Andria. Pallone già collocato nell'area di porta, vi è Simone, batte in questo momento il calcio di rinvio che viene intercettato dal numero 10 Loponte che lo gira in avanti per il numero 9 che riesce a controllare la sfera che finisce oltre la linea laterale, vi è già Granatiero che batte la rimessa laterale verso
uscito oltre al mio tre, la spinta oltre Ciccerelli, lascia la sfera a Granatiero, ancora un minuto di gioco, vediamo che si possa pervenire in gol. No. Ah, in questo momento invece è decretato la fine della prima frazione di gioco. Siamo qui sul campo della Fidelis Andria, un campo intero abbattuto. Per coloro che si fossero collegati in questo momento sulla diretta, quindi recupero della 15ª giornata del campionato regionale di prima categoria tra Virtus Andria e Manfredonia, è appena terminato la prima frazione di gioco sul risultato di 0-0. Ci ricollegheremo fra 10 minuti, quindi il tempo dell'intervallo, per assistere a questa seconda frazione di gioco. Risintonizzati sulle frequenze, sulla diretta streaming di Manfredonia TV.